Anche un modo, nonostante sia di sera, un modo anche per motivare la visione durante le ore diurne, se no qua non si vede nulla stasera. Ma la volontà, insomma, nostra era anche quella di animare questo luogo, visto che noi abbiamo già cominciato con i percorsi di urban trekking nel centro storico, e poi su proposta di Antonio, quella insomma di animare direttamente il Museo della Memoria, cercando, dillo tu il resto, Sì, insomma. ripeto quello che ho detto prima. In realtà il Museo della Memoria è opera del professore Zaffino, che negli ultimi 50 anni ha raccolto oggetti e li ha portati in questo luogo. Ha tentato di fare poi anche un'esposizione nel luogo della memoria più conosciuto, quello comunale, ma non ci è riuscito. Una cosa che faceva il professore è l'utilizzo del museo. Questo luogo dove siamo noi adesso, il professore lo utilizzava per incontrare gli amici e per cucinare. Cucinava il tipico Sambiasino, quindi In effetti qualche metteva foto. Asuraga aglio acuaro, Tutte e due. e l'ambiente, il tipico ambiente che c'era a Sambiase. E la casa è un pezzo del museo, perché c'è il Farmiento, c'è tutto quello che c'era in una casa sambiasina. E l'idea è di ricordare sia gli oggetti che già di per sé parlano e ci raccontano questo passato e ce lo proiettano anche forse nel futuro, e sia rivivere questo luogo come luogo di incontro. Quindi sicuramente ci saranno altre giornate come questa, sicuramente anche con la luce, ma anche a lume di candela, perché l'idea del lume di candela è quello che immaginavamo. Abbiamo un'idea di fare un percorso dalla lumera, quindi lì ci sono tutti gli attrezzi che ci siamo preparati, che hanno a che fare con la luce. Faccio un esempio banalissimo: c'è il tasso barbasso che veniva utilizzato come torcia, e ci sono altri oggetti che servivano proprio a illuminare il cammino. E quindi vogliamo riprendere questa cosa. È l'inizio di un cammino, per chi ci crede anche, che parte da stasera e sicuramente una volta al mese, il giovedì, ci vedrà protagonista in questo luogo a cucinare. Chi vuole venire a visitare il museo invece, sempre il giovedì o mattina o pomeriggio, siamo qui. Siamo nella fase di catalogazione, quindi siamo nella fase di capire tutti gli oggetti che ci sono, i nomi. E vi garantisco che non è facile perché sono tantissimi. Adesso stasera non si vedono, ma sono tanti. Vi ringrazio e vi aspetto per le prossime volte. Va bene. Ok, bevete il vino, mangiate la crispella La stasera. crispella, ma già offro la crispella, apriamo. Sì, adesso cominciamo già a fare qualche crispella, intanto no. In questo momento Luigi, presidente dell'associazione Santi Marti di 40, sta facendo le monacelle, monaced, chiamatele come volete, comunque sta mettendo la sarda nella pasta, pronto a Adesso friggere prendiamo nell'olio questa col. pallina che la apriamo un pochettino così, insomma sul palmo della mano, in modo tale da creare uno spazio sufficiente per mettere le sarde dentro e poi riavvolgerlo come un capitolo, insomma. Adesso io ho fatto un batuffolino qua di sarda che mettiamo così, ne mettiamo tanta perché la pallina è piccolina e la avvolgiamo in modo tale da chiudere questo ripieno, ecco così. La passiamo un po' sulla mano per dargli un po' una formina in padella, un olio bollente.